sempre visto una sconfitta inaspettata. Forse è mancata, come dite spesso voi, la bava alla bocca. Sì, l'ho voluta io questa conferenza perché ieri dopo la partita non ho potuto parlare, non so perché, e quindi se no uno dice, e quando si vince si parla, e quando si perde non si parla, allora a scanso di equivoci ho voluto parlare con la stampa il giorno dopo. Beh, sono state più che una partita 50 minuti, 50 minuti che abbiamo già... Ho già affrontato quei giocatori e chiaramente io ho un'idea che ho detto a loro e che non dico a voi, che rimane tra di voi e che rimane tra di noi, e l'ho detto già ieri al sito nostro, che mi assumo io la responsabilità totale di questa sconfitta, ma non tanto per farla parte, perché me l'assumo io e comunque 50 minuti non belli, i motivi, ripeto, li ho analizzati già. 50 minuti su 20 partite ci possono stare, quindi rimango sempre orgoglioso di allenare questa squadra e non mi spostano e non devono spostare niente e non devo spostare a nessuno niente, perché questa è una squadra che sta facendo sognare un'intera città e ancora qualcuno si è messo qualcosa in testa di strano, che non si possono fare sconfitte, ha sbagliato tutto, per cui guai a chi mi tocca un giocatore solo fino ad oggi, fino ad ora, e poi il resto è compito mio farlo. Mister, a parte l'atteggiamento della squadra, forse anche iniziato dal gol subito a freddo, c'è qualcosa anche a livello tattico che non ha funzionato? Sicuramente c'è, avrà analizzato qualcosa che non ha funzionato nella prima azione? Ma qualcosa quando si perde per forza non funziona, ma non più e non meno rispetto ad altre volte. Ieri si è perso, alla Lamezia si è pareggiato una partita 1-1 al 90esimo giocando peggio di ieri. Ieri abbiamo costruito 15 palle gol, non so quante al secondo tempo, e per cui non è problema il risultato, non è problema l'assetto tattico e non è un problema neanche le scelte. Non è un problema di scelta, ma non perché mi devo... cosa vuol dire? Andiamo, vinciamo 4-0, perdiamo e... ribaltiamo tutto, fa parte del gioco, fa parte delle mie responsabilità e per cui me le prendo volentieri. C'è qualcosa che ricalca un po' la partita col Barletta, che la squadra non riesce a entrare quando una squadra è eccessivamente in difesa? Non riesce a entrare, insomma, Sarno al primo tempo si è presentato tu per tu col portiere, abbiamo raggiunto la linea di fondo a sinistra soprattutto il primo tempo 2-3 volte senza però essere incisivi, e poi il secondo tempo abbiamo avuto occasioni da gol a grappoli, quindi è un po' diversa la partita. È chiaro che prendere gol dopo 3 minuti per colpa nostra, quindi non per merito loro, ha incanalato la partita come volevano loro, quindi dopo si è verificata un altro tipo di partita. Era la partita che si aspettava, quella del Martino? Eh no, perché non mi aspettavo di prendere gol dopo 3 minuti e quindi non era, quantomeno il gol gli altri se lo devono meritare, invece ieri è stato regalato da noi. Però avremmo potuto pareggiare, avremmo potuto pure vincerla, secondo me. Avessimo trovato il pareggio a 10 minuti, un quarto d'ora dalla fine, avremmo potuto vincerla. Però è giusto, non voglio sentir parlare di sfortuna, pali, traverse, miracoli del portiere. La fortuna ce la siamo presa a Caserta perché ce la siamo andati a prendere, l'abbiamo presa a Castellammare di Stabia perché siamo andati a prenderla. Ieri non ce la siamo presa perché pronti via
abbiamo regalato un gol e poi la cosa ti si gira al contrario. L'ho detto sabato, ho detto che non dobbiamo abituarci a vincere, che sia troppo facile la vittoria, e questo deve essere sempre una cosa ben chiara. Perché il Foggia ha perso Martina, dal suo punto di vista? E non l'ho ancora capito, dalla conferenza. La conferenza, perché? Perché siamo entrati, dopo tre minuti abbiamo preso gol. Perché al secondo tempo, e a parte il tiro di Sarno, non siamo stati pericolosi nel tutto l'arco del primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo preso un gol, anche questo stupido, siamo andati 2-0 e poi da lì è tornata la squadra che conosciamo tutti. Solo che a volte ti va bene la mezza e recuperi la partita, e altre volte ti va male, prendi il palo, prendi il portiere che è in una giornata di grazia e perdi la partita. Però è indubbio che il gol del 2-1 ha cambiato qualcosa anche nella voglia di far meglio, no? Ma anche prima del 2-1, secondo me dal 50, dopo il secondo gol subito. Secondo gol subito c'è stata un'altra squadra in campo, più determinata. C'è una motivazione anche umorale della squadra, ha capito che ce la poteva fare. Sì, senza entrare, non voglio entrare più di tanto, perché quello che ho detto alla squadra, la squadra lo sa già come la penso e quello che bisogna fare. Quindi ci può essere da lezione, perché entrare non avendo l'attenzione al 100% noi non ce lo possiamo permettere. Ecco, è mancata la giusta cattiveria, concentrazione, l'approccio giusto alla partita, forse nel momento più importante, quando c'era da fare un ultimo salto di qualità, alzare l'asticella e puntare all'ingresso del playoff. Forse sì, forse... Forse non è facile abituarsi alla consapevolezza di doversi giocare qualcosa di importante. Cioè, sono due cose diverse, però possono provocare lo stesso effetto. Come dire, si ovvia questo motivo, però. Niente, si riparte tranquilli, avendo equilibrio, perché prima della partita di Martina mi avete chiesto cosa pensavo della Serie B diretta, richiesta dal presidente o ambita dal presidente, e io ho detto che è giusto che i tifosi, e quindi includevo anche il presidente in questa considerazione, sognassero, però noi dobbiamo stare tranquilli. E oggi io dico, anche nonostante la sconfitta di ieri, che puntiamo ai playoff. Ma sia ieri sia dopo la partita di Pagani dico la stessa cosa: se si vuole avere un certo tipo di equilibrio, se invece si monta, si smonta, si spacca, si ricostruisce, si fa fatica a far calcio. Siccome questa è una piazza che conosco bene, e come tutte le piazze passionali vive di eccessi, io ho una responsabilità e sono al comando della squadra e devo tenere io per primo, ma questo per esperienza ce l'ho, un po' di equilibrio ce l'ho. Alla vigilia diceva di tenere un po' di appagamento, forse di superficialità nell'approccio alla partita. Può esserci stato questo che temeva la vigilia? Ho detto, non so se è questo oppure se è il fatto di non sapere convivere con il fatto che si debba e si possa ambire a traguardi diversi da quelli che magari erano in partenza. Mister, qualcosa da dire lei sull'accoglienza riservata a dirigenti e stampa? Non so come siete stati trattati voi dal campo. No, io penso che in campo bisogna giocare per come si è abituati, quindi la prima cosa è giocare, e poi se bisogna far scoppiare il pallone oppure tirarlo fuori dallo stadio, in campo, tanto fair play a me non mi piace. E a Cosenza non siamo stati trattati bene,
e il Cosenza si è comportato male in campo con noi, e questo spero che sia da monito prima della partita per noi, senza fare le picche, vendette, perché le vendette noi cerchiamo di farle col pallone nei piedi, nelle gambe. È stato solo il secondo gol subito che ha dato la scossa alla squadra, come diceva prima, soltanto, anche insomma c'è stato poi quel doppio cambio, può aver aiutato la squadra a cambiare un po' marcia, passo? Ma no, nel primo tempo, ho detto prima, il gol ha cambiato la partita a loro, non tanto a noi, tanto a loro, ha cambiato atteggiamento sicuramente. Non è che non abbiamo giocato il primo tempo, l'abbiamo fatto, ma veramente non al 100%, non tutti al 100%. Adesso a livello di che cosa? Uno per un motivo, uno per un altro, si fa fatica a dirlo. Nel secondo stavamo già iniziando ad attaccare. È chiaro che quando si attacca, ma l'attenzione deve essere sempre al 100%. Ieri i gol che abbiamo subito sono state disattenzioni che poi abbiamo pagato, perché poi una volta può parare Narciso, ma questo, vedete, io faccio un altro lavoro rispetto al vostro. A Pagani, in 10 contro 11, Caccavallo si è presentato da solo davanti a Narciso per una disattenzione uguale, e io la prendo, la disattenzione di Pagani, allo stesso modo di quella di ieri. Non è che non gliel'ho detta o non gliel'ho ricordata o nemmeno gliel'ho fatta vedere in settimana i giocatori, però questo non vuol dire che si butta via tutto, perché 35 punti, la squadra in 19 partite è sempre la stessa, e quindi bisogna stare molto tranquilli. A livello di testa, come pensi possa guarire? Oggi è annullato il giorno di sosta per... No, era tutto programmato uguale, l'abbiamo fatto stamattina e lasciamo libero domani. Era già in programma. A livello di testa è la terza sconfitta su 20 partite, e quindi non è che ci può stare, bisogna capire perché è arrivata la sconfitta, e bisogna stare tranquilli sia nella vittoria sia nella sconfitta. Era una squadra abituata a perdere, cioè a non perdere in trasferta, perché non perdeva il 21 settembre. Eh sì, però sai, quando mi chiedete il giorno prima della partita che partita è, che partita sarà domani, io sono tutte difficili. Io avevo detto che ero molto nervoso per la partita di ieri e la temevo un po' anche per le dimensioni del campo, e che chiaramente non sono che poi sono state determinanti quando sono andati in vantaggio, cioè quando, da subito. Noi siamo entrati in campo 1-0, è chiaro che sposta la partita. Come si riprende? Si sta ancora più concentrati, perché non dobbiamo dimenticare, e anche questa è una cosa che dico sempre, da dove siamo partiti. Nel momento in cui noi pensiamo ad altro, allora abbassiamo l'attenzione, abbassiamo la tensione, e non ci ricordiamo quello che è stato il cammino nostro, quindi non ci dimentichiamo che siamo stati scippati dei 2 punti a Cosenza e ce l'ho ancora qui come se fosse 10 minuti fa. Allora, se noi andiamo in campo domenica e ritorniamo con questa frase, la bava alla bocca, che ci ha caratterizzato quella noi, oltre al gioco, io quando si dice la squadra gioca bene, sì, però ci sono tante squadre che giocano bene, non nel nostro campionato, ma nel mondo. Però tante si specchiano, la mia no, la mia non si deve specchiare, non si può specchiare, perché non lo voglio, perché è una caratteristica uguale di pari passo al gioco, ci vuole la stessa cattiveria di una squadra che gioca sulla seconda palla, però giocando a calcio, chiaramente, non so se sono stato chiaro. Io volevo fare una domanda su Iemmello a sinistra, in un campo così piccolo, soprattutto nel primo tempo, prima del passaggio al 4-2-3-1. Mi è sembrato un po' annullato le dimensioni del campo, perché non riusciva ad andare di gamba. Iemmello deve crescere tanto. Se vuole fare il giocatore per come può farlo, e può farlo ad altissimi livelli,
deve crescere tanto. Poi lui può giocare dappertutto. Va bene? In termini di scelte rifarebbe tutte quelle che ha fatto, insomma, in formazione, potesse tornare indietro. No, se uno perde le scelte non le farebbe uguali, se no sarebbe anche... però uno le fa in buona fede, vedete, vengo subito a dove vuoi arrivare tu, Mazza. Mazza è un giocatore forte, purtroppo è allenare, ve lo dico chiaro, proprio come la penso, senza tanti sotterfugi, tante bugie, allenare Agnelli, allenare Potenza a 29 anni è facile, sanno già tutto, puoi dirgli una cosa tattica in più, una cosa tattica in meno. Quando devi invece prendere Leonetti, no? Che lo prendo in Calabria ed è tutto un altro giocatore, e entra con la Lupa Roma e risolve la partita, entra con Lecce e risolve la partita, gioca a Ischia e tiene tutto il peso dell'attacco, gioca a Pagani e fa una grande partita, e non è uno più uno fa due, bisogna anche investire su qualche giovane, e Mazza è, per quello che penso io, potenzialmente un giocatore forte, e quindi se non gli si dà mai la possibilità e la fiducia di migliorare, di migliorarsi, e poi non lo si troverà mai al punto di Leonetti oggi. Gerbo e Sarno come stanno? Gerbo ha una risonanza magnetica domani e vediamo com'è, e Sarno ha preso una contusione, non dovrebbe essere niente di grave, anche se stiamo a vedere gli sviluppi ecografici strumentali. Ci aspetteremo ancora di più Gigliotti che batte quel tipo di punizioni, visto che non erano chiari chi dovesse battere. No, sono chiari sempre, ci sono due o tre battitori e poi decido chiaramente io come rigore, come, perché la responsabilità dell'allenatore e quindi è giusto che le prenda io, e ne abbiamo tanti che battono bene le punizioni. Lui ha una realizzazione totale, perché due ne ha battute e due ne ha segnate, no? Sì, però pure Sarno è pericoloso, pure Cavallaro, pure Agnelli, pure Mazza, quindi ogni volta c'è confusione per la battuta, ma perché sono tutti indicati da me, e poi di volta in volta, in base alla distanza, in base alla giornata, in base a tante cose, poi si prende la decisione. Domenica ti mancano due centrali uguali. Sì, giocherà Grea e farà bene come ha fatto questa domanda di Stabia. Io ho due domande chiuse. Volevo chiedere se può essere una settimana di novità per il mercato, e insomma che tipo di avversario arriverà poi domenica, insomma, questo Cosenza che ha perso a Benevento, però è stata l'unica sconfitta negli ultimi due mesi, non sbaglio, insomma, sì. Una squadra che ha messo in fila parecchi risultati positivi. Da quello che ho saputo stamattina dalla partita di ieri, hanno giocato tutti arroccati dietro. E non penso vengano qua a giocare con 5 attaccanti, e quindi cercheremo le soluzioni per far gol e per tornare giusti subito, perché brucia la sconfitta di ieri. Purtroppo perdiamo poco, però le partite che abbiamo perso ultimamente, Barletta e questi, e quella di ieri brucia parecchio, però abbiamo lavorato dopo la sosta, dopo la partita con la Barletta, benissimo, su più delle altre squadre. Se voi andate a vedere i programmi di lavoro delle altre squadre, i programmi di lavoro nostri, avremo in 7 giorni fatto 4 allenamenti più degli altri, e poi a livello di concentrazione e di presenza importanti, e quindi abbiamo perso e ci rimbocchiamo le maniche senza
pensarci scarsi oggi e senza pensarci dei fenomeni a Pagani, perché tra le due, credetemi, la nostra squadra è quella di Pagani, non quella di ieri nei primi 50 minuti, questo senza dubbio. Vita dal mercato, chiedevo. Vita dal mercato non... c'è già problemi abbastanza dalla partita di ieri di pensare al mercato. Io volevo solo dirvi una cosa, anche se il mister lo so che lui, per lui il campo è una cosa, come ha detto prima, il campo è una cosa importante, quello che accade nel campo rimane nel campo, però a nome della società, siccome ci sono dei regolamenti e di solito quando succede a noi vengono applicati, la società vuole esprimere completa solidarietà a Narciso, perché ieri Narciso, la tifoseria del Martina, è stato trattato in una maniera indegna. Allora non è che soltanto quando uno è di colore o ha situazioni particolari si può multare. Ieri Narciso è stato insultato dall'inizio fino alla fine della partita. Io so che il mister dice succede nel campo, però non è giusto quello che è stato fatto ieri nei confronti di Narciso, un accanimento per, soprattutto nel secondo tempo quando è andato sotto la curva del Martina, è stato qualcosa di molto brutto, non è sportivo. Allora in campo, come dice il mister, noi li aspettiamo quelli del Cosenza in campo, perché ho capito cosa vuol dire lui, vogliamo batterli per vendicare sportivamente quello che è successo a Cosenza, però accanirsi in quella maniera con Narciso non è bello, e la società ieri nel Bailam ha dimenticato di dire questo, poi io lo dico a nome della società, vuole esprimere solidarietà a questo giocatore che ieri non è stato trattato bene. Ha Narciso alle palle e ha reagito, certo, da grande giocatore. Certo, ma questo non c'erano dubbi, però rimane il fatto che situazioni del genere normalmente vengono dai commissari, vengono prese in considerazione, e noi siamo curiosi di vedere quello che accade domani. Forse nulla, però.